palco di Crozza Italia Live, signore e signori, Simon & Garfunkel con Prodi Silence. Ciao Bologna, amica mia, Roma mi ha mandato via, son tornato e più non me ne andrò, sotto i portici passeggerò, con la bici sopra i colli pedalerò, mi spomperò inizia il pro di silence, mai più mi candiderò, mai più tu lo rischierò, io mi scrivo alla bocciofila, coi vecchietti gioco a briscola, e se vinco Gazzè, è un onore per me. Milano Expo 2015. Contemporaneità e sperimentazione tecnologica nel segno della solidità degli edifici. La solidità può coniugarsi con la bellezza. L'abbiamo chiesto a Massimiliano Fuffas. L'architettura è un gesto. Un gesto. L'architettura può essere un'emozione, è un momento. Sì. Stiamo pensando a una casa senza muri, senza fondamenta, senza muri di sostegno, forse qualche finestra, qualche parete esterna, ma qua e là, ma che rimane tutto sospeso. Ho capito, ma non... senza muri? Senza muri. Senza muri. Cioè, probabilmente crolla. Crolla subito, dopo sì. poco. Però cioè, la bellezza dell'architettura che in pochi secondi si riesce a vedere, per chi la può vedere naturalmente, c'è un'immagine, forse una delle più belle che siano mai state realizzate. Però prima che crolli? Naturalmente, certo. Poi crolla. Ma perché uno però deve comprarsi una casa che crolla? Cioè, cosa gli rimane dopo? Non... Il mutuo. Ah. Il mutuo gli rimane. È vero Federico? Sì, sì, gli rimane minimo 30 anni. E certo. Sensibilità romantiche e crepuscolari scenari metropolitani. Come valorizzare l'illuminazione notturna dei nostri centri urbani? Pensi che a volte il concetto di natura è com'è, sì. no? Siamo partiti dagli occhi dei gatti, dei gufi, gatti che sono gufi. Molto fosforescenti. Non so se, sì. so se mi hai visto che lei gli butta un faro, lei con la potenza di un faro sì. mette 9 milioni di gufi e di gatti nella città, sì. lei ha un effetto fantasticamente rifrattorio. Non so se capisci, questi sono gufi e gatti, sono molto gatti con molti gufi. Sì, però no, ecco, vabbè. Lei butta un faro qui, tchum, ecco, a volte, capisce? No, non capisco. Si è immaginati gufi gatti, tanti gatti, tanti gufi, tanti tanti, ma molti, niente, tanti tanti tanti. Non riesco, non mi viene, non mi viene. Non è che posso farli tutti i milioni di gufi di gatti, capisci? No, no, ma non importa. Cioè, vuole che faccia un rendering? Non so cosa... Le renderizzo? Renderizzo. Federico, fammi un rendering.
sta facendo un rendering di tanti gatti, ci vorranno un paio di settimane. Ah. Lei come ci paga, ore? Italia, patria di grandi architetti e di grandi designer. Professor Fuffas, dove sta andando il design? Il design è un concetto che si può riassumere così. Si capisce che questa è una sedia? No, no. Così si capisce? No. Così? No. Questo è il design. Ah. Il design non si capisce. Ah. Se si capisce è una sedia. Se invece non si capisce... Design. Design. Buonasera a tutti i risprimitori, buonasera a tutte le risprimitori. Questa sera parliamo di debito pubblico. Ma che cos'è il debito pubblico? Vedete il debito pubblico? Per esempio, quando un bambino nasce, lo sapete cosa gli mettono subito dopo, appena nato? Una catenina d'oro, magari riglate della suocera o di qualche parente, non so. Ma lo Stato, cosa gli dà al bambino lo Stato? Lo Stato gli fa un bel regalo, gli mette sul groppone 23.000 euro di debito pubblico, vedete? 23.000 euro di debito pubblico, il prezzo di una croma, praticamente. Per questo il bambino piange. Piange perché ha questo mostruoso debito che gli ha messo lo Stato, ma soprattutto piange naturalmente per la croma. Non so se avete mai provato a prendere una croma così, obiettivamente è difficile portarla. Naturalmente stiamo parlando di una croma base, senza aria condizionata. Se vuole aria condizionata, arrivi 28.000 euro con gli optional. Bene, pensate che il bambino non sa ancora quanto dovrà pagare di bullo. Vedete, bullo. Bene, ma perché lo Stato? Io vorrei sapere, uno dice, ma perché lo Stato dice che c'è debito pubblico? Chi se ne frega? Perché come se i miei debiti io li vado a raccontare in giro, ma sono miei privati. Mica vado a dire in giro, ragazzi, c'è debito pubblico. No! Brutto barbone di uno Stato, ma fatti un mutuo, no? Ma chi se ne frega, obiettivamente. Passiamo alla rubrica che appassiona più i risparmiatori, che è il borsino di genere di consumo. Niente, terrorismo economico. Non ascoltate chi vi dice che tutto sta aumentando. Ad esempio, qualcuno vi ha forse detto che la buiacca non è aumentata di una virgola. Che cos'è la buiacca? Oh, le casalinghe lo sanno benissimo cos'è la buiacca. Mi meraviglio di te, risparmiatore. È un impasto quasi liquido di cemento per il riempimento delle fughe tra le mattonelle. Tutti vi parlano della fuga di cervelli, ma nessuno vi parla mai delle fughe delle mattonelle. E cosa ci metto? Il salame? Buono, ma non per le mattonelle. Non mi stancherò mai di ripeterlo, basta col terrorismo economico. Tutti si lamentano perché pasta aumentata di 10%. Ma voi che amate la buona cucina, lo sapete che il carpaccio di plankton, vedete qui, carpaccio di plankton, prende, difficile prendere, non è aumentato di una virgola. Questa sì che è vera informazione. Perché? Perché? C'è qualcuno che mi sente forse? Perché? Vi nascondono che i diamanti per poveri sono dimezzati di prezzo. Diamanti per poveri. Ciao, come stai? Poveri. Notizia trasversale, questa che mi arriva dalle fonti sicure. Da questa settimana non troverete più sugli scaffali dei supermercati il saldatore di amicizie. Era una partita difettosa, non si litigavano. Al suo posto deve essere trovato uno stabilizzatore di seni. Fermo così, come una sterica, in vero, va avanti così. Non ha metato di una virgola. E qualcosa per il consumatore raffinato, sa che il costo del fagiano di rappresentanza nell'ultima settimana è calato il 10%. Vedete, fagiano di rappresentanza, uno entra in casa e dice, buongiorno, come va? Ah sì, prego, si accomodi. Cioè, fagiano di rappresentanza, che è molto bello, svolazza per case. Perché nessuno vi dice che il richiamo per richiami, vedete, è diminuito? Non ve lo dice nessuno. Perché tutti dicono, le scarpe da donna come sono aumentate. È d'accordo. Ma nessuno vi dice che le scarponi da doccia non sono diminuite. E potrei continuare per ore, ma come diceva Vespasiano, il denaro non ha odore. L'ha detto Vespasiano. Obiettivamente poteva dirlo qualcun altro, non proprio Vespasiano. Sei d'accordo, Graficca? Poteva risparmiarsi. Buonasera, ciao a tutti, Graficca.
Buongiorno. Buongiorno. Mi scusi, dovrei prelevare dei soldi dal mio conto. Come? Dovrei prelevare dei soldi dal mio conto. Devo prelevare dei soldi dal mio conto. Dovrei prelevare dei soldi dal mio conto. Ma scusi, non c'è nessun vetro. Non la vedo. Mi viene. Io la vedo benissimo. Io la vedo benissimo, mi scusi, la vedo benissimo. No, ma non è vero. Scusa, puoi venire un attimo, per cortesia? Sì, buongiorno. Signora, non riesco a capire. Dica. Cosa vuole. Dovrei prelevare dei soldi dal mio conto. Non entriamo. Devo prelevare dei soldi dal mio conto. Hai capito? Arrivederci. Mi curi. Dov'è tu? Come sono andato, ragazzi? Unidebit dal 1929. Nel cuore profondo dell'Europa si nascondono leggende misteriose e terribili. Si narra che un tempo, nella lontana Romania, in una regione chiamata Transilvania, vivesse un popolo feroce, una stirpe crudele, che ancora sopravvive e che oggi è giunta tra di noi. C'è qualcosa nei suoi occhi che mi rammenta il mio grande amore, perduto 500 anni fa. Quegli occhi mi ricordano la mia terra lontana, il canto dell'upupa, la rugiada del mattino. Ah, potessi ancora vedere la rugiada del mattino. Veramente, io con la rugiada del mattino non ho un grande rapporto. Generalmente all'alba mi polverizzo. Buonasera, signorina. Siete voi dunque? Sono contento che abbiate accettato la mia offerta. Ma io non ho ancora accettato nessuna offerta. Non precorrete i tempi. Guardando i vostri occhi, avrei giurato che si fossero dischiusi alla possibilità. Quale possibilità? Dicono di voi delle cose terribili. Che siete feroce, spietato, crudele. Oh no! Sono solo rumeno. Perché io ho detto? Si dicono tante cose su di noi, si generalizza, ma molte sono tutte leggende. Lo so, ma lo dicono a Matrix, ad Anno Zero e a Porta a Porta. E anche il mio garagista. Che cosa dice il vostro garagista? Ma dicono tutti la stessa cosa, che voi rumeni siete assetati di sangue. No. Vi sembro assetato di sangue? Non so. Non saprei dire così su due piedi. Vediamo il preventivo prima. Il preventivo? Certo, ce l'ho qui. Eccolo. Io non capisco. Davvero, non comprendo. Perché? Perché è scritto in rumeno. Oh, scusi. È mio socio che fa casini, ecco. Stucco, rasatura e verniciatura 150 euro.
Perdonatemi, ma... ma se decidessi di chiamare un albanese, me lo farebbe per la metà. Ed un nigeriano con 100 euro mi metterebbe anche sotto traccia. Ah, allora gli faccio il sifone per 80 euro. Voi mi ricordate gli occhi di una mia regina, di una mia donna, che è scomparsa molti anni fa, inesorabilmente. E ci credo, con questi prezzi. No. Vi prego. Vi prego. Accettate la mia offerta, io saprò ricompensarvi. Anche i sanitari e le piastrelle in cucina. Sanitari si era detto, però, che erano extra preventivo. Chiamo l'albanese, ci metto un attimo. No, va bene. Allora, io farò questo. Farò questo per il vostro volere, anche se dovrò lavorare di notte. Cosa c'è? Allora è vero. Cosa? È vero. Ciò che si dice di voi, che temete la luce del sole. No, perché mi è scaduto il bollo della Pecar. E di notte è più facile. Se no, mi levano i punti della patente. Mi levano i punti della patente e mi piantano un paletto nel cuore. Quando? Il paletto nel cuore? No, dico... Quando consegnerete l'appartamento? Perché di quelli come voi si dice in giro che siate immortali, ma noi no. 3 settimane, 300 metri quadri, più tutte le rasature, e poi il maioli caro c'è solo il martedì. Una settimana. E una settimana non ci sto dentro, no, proprio non ce la faccio. Dicono che lavorino bene anche quelli del Bangladesh ultimamente. Ok. Una settimana ci sto dentro, con tutto il materiale. C'è ancora qualcosa che volete da me? Una piccola cosa. Che cosa? Il vostro sangue. E poi dicono che i vampiri siamo noi. Ora, lei riesce a spiegare in modo semplice che cos'è un acceleratore di particelle e come funziona, facendolo capire a noi comuni mortali? Ne stavo parlando con questi ragazzi poco fa. Sì. Un acceleratore di particelle è un grande anello circolare piazzato 100 metri sottoterra di 27 chilometri di circonferenza, in cui si scontrano protoni ad altissima energia, viaggiano essenzialmente vicino alla città della luce, e in questi scontri si producono particelle bambine, cioè particelle che esistevano nel nostro universo allo stato primordiale nei primi istanti del Big Bang. In questa maniera si possono studiare i componenti fondamentali del nostro universo. Tenete presente che attualmente conosciamo soltanto il 5% dell'universo che ci circonda. Il resto è ancora cosa da studiare. Ecco. Pensate un po', la scienza, che cosa, grazie, pensate il professor Tonelli che ci ha spiegato, professor Tonelli, pensate che io l'ho conosciuto che era Tonelli, pensate la scienza, c'eravamo io, Fracova, Tonelli e Challenge, e Galilei, c'era anche Galilei, e ci domandavamo, che cos'è un acceleratore di particelle? Mi sono un po' stancato, perché se ci si stanca a dire acceleratore, pensate cos'è un acceleratore di particelle? Cosa si cerca nell'acceleratore di particelle? La molecola, la particella di Dio. Pensate che Dio sta lì e dice, Pietro, come l'hanno chiamata questa particella di Dio? E Pietro dice, bosone. Ora dico, c'è la particella di Dio, la chiami bosone. Chiamala San Giovanni in Persiceto, non lo so. Cioè, ecco, ma un acceleratore, pensate, acceleratore di particelle. Questo
è un acceleratore di particelle. Noi fisici, noi pensate che io, Fragovac, ci eravamo con gli asteroidi, noi ci portiamo sempre dietro le ciabatte, lo spazzolino è un acceleratore di particelle. Questo acceleratore di particelle, pensate che è un anello di 27 chilometri, lo potete fare anche voi a casa. Mettetevi a casa, fate un buco di 27 chilometri. Fatto? Bene, adesso chiedete il condono edilizio. Ecco, la scienza, ma cosa funziona? Ecco, questa è scienza. La scienza sa, pensate, un anello di 27 chilometri, pensa al dito cosa doveva essere. Ecco, la scienza, cos'è un anello? Ecco, pensate che le particelle, il professore Bosch parlamentare, che se dice, le particelle viaggiano alla velocità prossima della luce, 300.000 km al secondo, se non che, disgrazia vuole, bastarda la miseria, guarda, che al secondo chilometro c'è un autovelox e le particelle, è vero, e la scienza è scienza, le particelle viaggiano a 130 km e ci ritirano due punti nella patente. Pensate che eravamo io, Tonelli, Fragovac, siamo andati in discoteca con un particello, frugate, Fragovac beve con Tonelli, che se, c'erano delle isotope, perché la gente dice, perché la scienza, c'erano delle isotope e Fragovac con Tonelli, che questi bevono, sono dei delinquenti, sai, bevuto, e io sai, ho appoggiato l'acceleratore particelle lì, sai che c'è il pericolo che si fanno i buchi neri, c'era, fai conto, pieno di isotope, e vedo Fragovac che si appoggia sull'isotopo, è scattato, c'è stato un buco nero, le isotope sono sparite. Questa è scienza? No, questa è sfiga. Grazie.